Sehr geehrte, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr cari studenti, studentesse, gentili signori e signore. Aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund gab es in Ost-Berlin relativ viele Italiener. Per un motivo a me sconosciuto, nella Berlino dell'Est, ci sono stati tanti italiani. Anche quando ero un bambino, tanti italiani. Und eines Tages, un giorno, quando stavamo insieme ai nostri amici italiani, und wir wollten noch etwas zusammen essen, volevamo andare a cena insieme, all'improvviso, sozusagen Gäste dieses Zusammenkunft vor, dass man vielleicht doch alcuni partecipanti proposero di mangiare della pasta. Und die Italiener sagten wunderbar, selbstverständlich. Gli italiani dissero fantastico, ottimo. Andarono in cucina della mamma e volevano appunto preparare degli spaghetti. Aber nach 15 Minuten, ma dopo 5-10 minuti, hatten sich alle Italiener total verstritten. All'improvviso tutti gli italiani, chiedo scusa, si sono, scontrati in un certo senso, si sono messi a litigare, esatto. Weil sozusagen darüber, wie man überhaupt pasta. Sulla questione su come in realtà si debba preparare la pasta. Die einen hatten gesagt, alcuni sostenevano appunto che il coperchio bisogna stare sulla pentola, altri invece, alcuni sostenevano appunto che l'acqua dovesse bollire lentamente, altri invece ritenevano che l'acqua dovesse invece bollire a ritmo più spedito, quindi ci furono addirittura delle offese personali e delle minacce di morte, così che la mamma a un certo punto buttò fuori dalla cucina tutti gli italiani e appunto si mise a cuocere gli spaghetti. E così riunì tutti gli italiani, appunto perché sostenevano gli spaghetti sono orribili, ma alla fine cosa si pretendeva da una tedesca che preparava la pasta?